Eh sì, sono mancato un po' nei giorni clou di questa incredibile estate in cui è caduto il governo. Non ci avrei scommesso un euro. Quindi, prima questione che si fa, tutto il capo pieno, cosparso di cenere, scusatemi, perché chi mi segue in questa zuppa tutto avrebbe detto tranne che questo governo sarebbe caduto quest'estate. Ero dell'idea che sarebbe stata una lunga agonia e che avrebbe continuato questa alleanza assurda e sbagliata ancora per molti mesi, se non anni. Non è andata così. Quindi col capo cosparso di cenere vi dico che cosa ho letto oggi sui giornali. Il dato fondamentale di questa crisi, che ovviamente ormai è innegabile, di governo, perché uno dei partiti di maggioranza ha tolto la fiducia proprio al governo sorretto da quella maggioranza, e i giornali oggi dicono non è mai successo, fino a ieri si lamentavano quando le cose venivano fatte in maniera extra parlamentare, quando vengono fatte in maniera parlamentare, quando un socio della maggioranza, come nel caso di Prodi, evocato da alcuni, dice no, io questa maggioranza non mi piace più, beh, in quel caso si grida all'allarme. Però un tema fondamentale c'è e lo pone meglio di tutti forse il Corriere della Sera, l'aveva posto anche, mi sembra, nei giorni scorsi il giornale, e cioè perché proprio ora. Luciano Fontana, direttore del Corriere della Sera, dice: l'unico mistero non è tanto che questo governo sia caduto, perché era inevitabile visto le liti che questo governo stava facendo. Il Corriere della Sera, per la verità, su questa linea è da un po' di tempo, a differenza mia. La cosa strana è perché esattamente ora sia caduto, nel senso che se fosse caduto un paio di settimane fa si sarebbe arrivate le elezioni a settembre, mentre il timing di questa crisi è incasinatissimo, ed è incasinatissimo per tutta una serie di motivi, perché i grillini dicono aspettiamo ancora un 20 giorni e facciamo quella riforma fondamentale per la riduzione dei parlamentari, e invece ci sono quelli che dicono in questa maniera non possiamo fare la legge di bilancio, e poi c'è ancora il Presidente della Repubblica che dice dobbiamo nominare entro fine agosto il Presidente, il Commissario UE, cioè sostanzialmente ci si lamenta che Salvini avrebbe potuto aprire questa crisi, posto che della TAV già lo sapeva prima, di tutte le minchiate economiche di questi già le sapeva prima, perché proprio ora? Però c'è anche da dire, quello che dice Goffredo De Marchis oggi sulla Repubblica, che questo è stato il timing perfetto. Mentre il Corriere della Sera si chiede perché no, Goffredo De Marchis, che è un retroscenista, cronista, politico della Repubblica, dice no, guardate che Salvini ha fatto cadere il momento, al governo il momento giusto. Perché? Perché ha portato a una tale esasperazione i partiti delle opposizioni e ha, come ha detto, ha messo gli uni contro gli altri, evitando che si potessero coalizzare per evitare che si vada a nuove elezioni se fosse caduto il governo Conte. Attenzione, perché questo è proprio il punto. Il punto fondamentale che si legge su tutti i giornali, audite e audite, è che ci sarebbe sotto traccia un'alleanza tra PD, quello di Renzi, non quello di Zingaretti, Forza Italia, ma vediamo perché Berlusconi lo voglio vedere, e il Movimento 5 Stelle per fare una sorta di governicchio per tirare a campare. Io non ci credo finché non lo vedo. Certo è che Berlusconi, secondo tutti i giornali oggi e secondo anche l'editoriale di Sallusti, pretende da Salvini un'alleanza preelettorale. Certo è che i renziani vogliono allungare il tempo prima di andare alle votazioni, perché tutti e tre, Movimento 5 Stelle, Forza Italia e il PD renziano, sono tutti e tre convergenti rispetto a un'attesa, e cioè più tardi si va a votare e meno Salvini rischia di capitalizzare i suoi successi elettorali. Avete capito la logica? Non è una logica, diciamo, per il paese, vabbè, questo non dubitavamo, ma non è una logica, diciamo, come posso dirvi, programmatica, istituzionale, è una logica di tattica politica, e quindi l'usura di uno che chiede le elezioni, passano 6 mesi, passano 9 mesi prima che si facciano le elezioni e quindi si usura. Questa è la loro teoria. È anche vero che voglio vedere un governo in cui ci sono tutti tranne la Lega, dove la porta la Lega. Oggi i sondaggi del Corriere della Sera dicono che la Lega con Fratelli d'Italia, che si dà per acquisito come alleanza, avrebbero 358 voti alla Camera contro i 315 necessari per avere la maggioranza, con Forza Italia addirittura 413. Interessante in termini, diciamo, elettorali, a leggere però cosa scrive Ricolfi, e dice attenzione per due motivi: il primo, il ciclo dei leader dura molto di meno, non è più come ai vecchi tempi che duravano 10 anni, qua i leader si bruciano in 2-3 anni.
parte da Veltroni e arriva a finire a Renzi. E poi dice: le elezioni alla fine fanno sempre un gioco strano per chi le chiama, perché nascono nuove forze politiche, potrebbe nascere una nuova forza al centro, una nuova forza a destra, potrebbero esserci nuove coalizioni, potrebbero esserci nuovi personaggi. Insomma, è sempre strano sapere quello che succede alle elezioni politiche. La cosa certa è che sotto traccia questa idea che tutti i giornali dicono di un'alleanza tra renziani, Forza Italia e grillini per non andare a votare, Repubblica, Il Corriere, Il Giornale, Folli per esempio, ce la racconta meglio di tutti, forse su Repubblica, che dice perché ci sarebbe questa alleanza, per prendere tempo ovviamente, come detto, però perché c'è un grande nemico a questa alleanza tra renziani, Forza Italia e grillini, e quel nemico si chiama, oltre che Salvini, Zingaretti. Quindi in questo paradosso incredibile facciamo le cose chiare: Salvini vuole andare a votare, gli altri un po' se la fanno sotto, un po' vogliono continuare questa legislatura. Chi vuole andare a votare sono Salvini e paradossalmente Zingaretti. E sapete perché Zingaretti, ci spiega Folli, vuole andare a votare? Per due motivi. Il primo, che pensa di prendere un po' di voti in uscita dal Movimento 5 Stelle, devastato da questa esperienza governativa. E la seconda cosa è che le liste elettorali per il Partito Democratico, che è intorno al 20% secondo i sondaggi, quindi si gioca il secondo posto con i grillini, beh, le liste elettorali le farà Zingaretti e non più Renzi, quindi scompaiono i renziani. Questa è la tesi fondamentale di Folli, che make sense, cioè Zingaretti e Salvini sarebbero d'accordo per andare a elezioni il prima possibile. Tesi peraltro che ieri il Foglio di Cerasa scriveva molto chiaramente sul quotidiano, appunto, che non è mai stato amico di questi populisti. Cosa succede sul fronte Movimento 5 Stelle? Si sono riuniti sotto la cappella di Casaleggio. Il problema è che sto Casaleggio, parliamoci chiaro, lo facciamo tanto un fenomeno, ma è il figlio di uno che viene considerato un fenomeno. È un gruppo di fuoriusciti, diciamo, dalle loro case, mettiamola così, in cui c'è sto Casaleggio che sembra un fenomeno ma è figlio semmai di un fenomeno, in cui c'è Grillo, l'evasore fiscale, un totale cazzone che sta lì a pensare ai suoi business e ai suoi concerti, c'è Di Maio che ha gestito questo governo bene o male, ma l'ha gestito, e una serie di fenomeni che gli spiegano come avrebbe dovuto fare, cioè i Di Battista e tutti questi che dicono si sarebbe dovuto governare così, lo volevo vedere loro a governare. Quindi c'è un grandissimo casino all'interno del Movimento 5 Stelle, e qualcuno di loro pensa che il nuovo leader del Movimento 5 Stelle, e questo è il Fatto Quotidiano che lo dice esplicitamente in prima pagina, il nuovo Movimento 5 Stelle avrà un nuovo leader candidato alla presidenza del Consiglio, Conte, l'arciduca, il grande Conte, quello che è diventato il fenomeno politico di questa stagione. Ma mi sembra imbarazzante più che il fenomeno politico di questa stagione, ma insomma, sapete com'è, le nostre innamoraturi, soprattutto a sinistra, gli innamoramenti per i personaggi, gli Zapatero, gli Tsipras, adesso ce la siamo presa per Conte, cioè delle sveltine estive, anzi di 14 mesi. Nel frattempo ovviamente Repubblica, che non sa che pesci prendere, continua a bastonare Salvini, perché su quello c'è, certo, non sbaglia. Sebastiano Messina prende in prestito una delle frasi che ha detto al comizio di Pescara sui poteri forti, i pieni poteri che vorrebbe Salvini. Dice: ah, i pieni poteri lo disse soltanto Badoglio, li disse soltanto Mussolini all'indomani della marcia su Roma nel 22, li chiese soltanto Hitler. Insomma, abbiamo capito il fil rouge che segue Salvini a Hitler, alla solita storia straordinaria. Sallusti più modestamente dice: a noi dei poteri forti, dei pieni poteri non ci interessa niente, anzi uno che comandi un po' ci interessa. Ma dice: stai attento, perché amico mio, i pieni poteri li puoi conquistare soltanto se sei leader di una grande coalizione che poi ti rende solido nel governo di questo paese. Ovviamente parla per Forza Italia e Fratelli d'Italia, dice: una bella coalizione di centrodestra, questo sì, renderebbe forte la coalizione che esce da questo governo. Quindi temi fondamentali: date, alleanze e sotterfugi, renziani con Forza Italia e grillini, una cosa incredibile, Zingaretti con Salvini, un'altra cosa incredibile. E in tutto questo scenario Conte possibile candidato del Movimento 5 Stelle. Ci sarà da divertirsi a Quarta Repubblica quando tornerò da queste lunghissime vacanze che mi sto concedendo, e ho fatto bene a partire prima possibile. In tutto questo scenario incredibile, la campagna elettorale, voglio dire, pensatela un po', viene fatta da Richard Gere.
Che cosa ha fatto l'ufficiale gentiluomo? Ha smesso quella sua fantastica divisa dall'ufficiale gentiluomo e è andata sulla Sea Watch, no, sull'Open Arms, una di quelle barche spagnole che salvano i profughi nel Mediterraneo, e dice: qua ci sono delle cose disumane, eccetera, tutto orrendamente politicamente corretto. Ma io chiedo a quel cazzone di Richard Gere: scusami, ma perché invece di venire a rompere i coglioni su Open Arms e sulla inciviltà della nostra accoglienza, che tutto tranne che incivile, ma ovviamente ha delle regole rigide, non ti fai col tuo eretto privato, non te ne vai un po' più vicino a casa tua e vedi cosa succede al confine tra Stati Uniti e Messico, no? Tra Stati Uniti e Messico. Cosa succede con le donne incinta o con le donne che hanno dei bambini di 2 anni? Googlalo, googlalo, Richard Gere, googlalo. Cosa vuol dire i bambini di 2 anni? Cosa succede secondo la nuova dottrina Trump, che vengono spostati dai loro genitori e non si ritroveranno mai, oppure verranno portati in città? Il tuo New York Times aveva scritto 500 articoli perché gli avete cambiato forse i titoli, come avete fatto nei partiti. Cioè, venite a rompere le scatole sulle condizioni inumane che ci sarebbero sull'immigrazione italiana, dove ci sono i Bartolo, le Croce Rosse, i diritti di 500 anni, e vicino casa vostra, non è che bisogna andare lontani, avete fatto da 20 anni, da 30 anni, politica di immigrazione che a noi ci fanno una pippa, e non esagero, perché siccome sono in America ho anche paura di parlare troppo male delle politiche di immigrazione americane, perché via! Al volo mi cacciano, senza né A, né B, né C. Quindi io sto zitto e muto, sono qua, sono in un posto americano, non mi permetto di dire nulla, c'ho il mio visto, mi trattano come se fossi quasi un delinquente ogni volta che faccio l'immigration. Che è venuto a fare? Hai portato delle armi? No, non le ho portate, le armi le portano gli americani quando arrivano in Italia, coltelli da 18 centimetri, in cui la giustizia italiana ovviamente non sarà in grado di giudicarli. Su questa sparata populista io vi saluto e vi do appuntamento forse domani, vedremo. Comunque certamente la zuppa sarà un po' più disordinata nei prossimi giorni. Ciao!